sono andati a vivere due barboni, due senza casa, e vivevano su un camion. Si chiamavano Vittorio uno e Dante l'altro. Li avevate conosciuti? Sì, perché poi frequentavano i bar, perché poi erano due che erano barboni ma lavoravano, nel senso che campavano, avevano un camion che all'epoca si chiamava Leoncino, quindi un camioncino piccolo, facevano trasporti, e convivevano assieme questi due tizi qua. E Dante, lo chiamavamo Dante perché era un signore che parlava in rima, era una persona eccezionale. Sana di mente, possiamo dirlo. Sanissimo di mente, ma parlava in rima, lui ti parlava in rima, ti rispondeva in rima. Io non la so sta cosa. Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Cafone Podcast. E oggi c'è un po' di scambio di persone, c'è un attimo di confusione perché abbiamo due ospiti, abbiamo Luciano Ponticello e Max Pisani. Vi somigliate più o meno voi due? Io e Max? No. Vi somigliate un pochino. E dico subito, lo dico subito, che sì. Cioè, io, a te voglio bene, anche a Luciano voglio bene. Grazie. Però questa è una puntata. Siete un po' un rimpiazzo. Siete un po' oggi. Rimpiazzo, però cioè, non per mettervi ansia o per farvi un anzi, dispetto. Anzi, senza pressioni, no? Ma è un problema vostro, no? No, infatti, certo, non è okay. Un problema nostro. Puntata quindi. Tappabuchi. Esatto. Sarà la puntata tappabuchi, ma più difficile di tutte. Più difficile di tutte, perché se non si è capito, che non credo che non si sia capito, però sono papà e papà, e proprio per questo oggi andiamo ad affrontare delle tematiche che rappresentano un po' il percorso anche di vita, no? In generale, che c'è stato, che per esempio il discorso di Luciano, che tu comunque hai girato parecchio, no? Per un giro per il mondo, possiamo dirla questa cosa? Penso di sì. Tu no. No, io no. Non hai neanche finito il giro di Genova, io dicevo, probabilmente. Sì, 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 okay. Io non sono... Però io non conosco Genova. Però tu non conosci, quindi ci abbiamo da parlare, bene. Però partiamo con la prima domanda. Sì, vai, prima domanda di rito. La faccio io? Vai. Allora, in ordine, chi vuole rispondere per primo si assume responsabilità. Quanto conta nella vita essere cafoni? Parto io perché sono più anziano, quindi mi prendo, faccio già la cafonata. No, conta essere cafoni per essere pronto a rispondere ai cafoni. Quindi, diciamo, può essere un'arte, però bisogna moderarla, non si può essere cafoni in toto. Quando si ha il cafone davanti bisogna saper rispondere alla pari. Quindi cafone su cafone. Cafone su cafone. Occhio per occhio. Occhio per occhio, sì, c'è sì, una... Ah, andrei un po' più sotto con loro. C'è una volta in cui ti ricordi di essere stato cafone che ti viene in mente? Sì, ce n'è nell'arco della vita, ce ne sono diversi momenti che in cui poi ho detto ma sono stato proprio cafone stavolta. Ma no, proprio cafone no, perché comunque ritengo di aver avuto un'educazione abbastanza buona, però ho risposto da cafone a dei cafoni, quello sì, okay. Quello sì. Vogliamo sentire il sangue. Aspetta, tanto che ci pensi, sentiamo cosa sì. Pensa Luciano dell'essere cafoni. Allora, tanto io mi sono preparato rispetto a questa domanda. Ah, ma non è vero. Dato che è una domanda che voi fate, io mi sono preparato e ho pensato: quando sono stato cafone? Posso che io ho un grande rispetto per i cafoni, ma per i cafoni, insomma, quelli raccontati, contadini abruzzesi. Ma lasciamo perdere. Il significato che voi volete sentire è: quando sei stato cafone nel senso sgarbato, esatto. Ecco. Mi sono venute in mente due cose, due eventi. Il primo, ero studente, avevo 18 anni e ero un po' agitato, parliamo adesso della fine degli anni 80, primi anni 90, e ci cadeva addosso la scuola. E l'ente competente per mettere a posto le finestre che cadevano, letteralmente cadevano, e le porte, era il comune della mia città. E allora io ero rappresentante d'istituto e mi ricordo che avevamo questa riunione in comune con il nostro preside, vicepreside, noi componente studentesca e il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici. Okay. Quelli erano anni in cui già incominciavano ad emergere dubbi sulla
correttezza di alcuni operatori della pubblica amministrazione. E allora mi ricordo che questo assessore ci diceva che non c'erano soldi per mettere a posto la scuola. E allora io, che ero cafone in quella circostanza, mi ricordo che gli chiesi come potesse lui, pubblico amministratore, quindi praticamente quasi un volontario, e di lavoro uscire presso l'ospedale locale ad avere un Rolex d'oro al polso. Quindi... E questa domanda ha avuto una risposta? Sì, la risposta è stata che poi, tornato in scuola, mi sono preso l'ennesimo culo dal preside, dal vicepreside. E allora ho capito che forse avevo esagerato. Invece un'altra volta, era qualche anno dopo, era il 94. Sono troppo lungo? Poi no, tagliate. No, se sei noioso tagliamo. Bravo. Nel 94 invece mi ha chiamato un'accademia a Milano, un'accademia delle arti a Milano, cercavano un insegnante di tecniche sperimentali e design dell'oggetto. E io dico, beh, ma io non posso venire perché sto facendo il servizio civile all'epoca, però lascio il servizio civile, non esattamente con un permesso per poterlo fare, e il mio amico, che è un bassista di un gruppo musicale famoso che si chiama Yo-Yo Mundi, mi porta alla stazione di Ponte Curone. Io mi ricordo, era settembre, avevo una salopetta e una camicia a quadroni. Okay. Ero così. Che già è abbastanza cafona come, esatto, come outfit, sì, a cafone. Sì, sì, sì. Allora vado a Milano. E basso, sembrava lui. In Piazzale Loreto vado presso questo ufficio e incontro una designer bravissima, molto famosa adesso, e il direttore di questa scuola. Quindi loro mi fanno questo colloquio, ho portato un sacco di cose che avevo, carta, disegni, cose del genere. E beh, insomma, torno a casa e dico, non mi prenderanno mai, avevo 22 anni, quindi ero... Poi non potevo lavorare, facevo il servizio civile. Insomma, in buona sostanza mi richiamano un'altra volta. Torno a Milano, non mi ricordo quella volta come ero vestito, ma probabilmente non tanto diverso. È probabile. E questi mi dicono, abbiamo deciso di prenderla. E io gli dico, ma io non posso venire a lavorare qua. Come non può venire? Cos'è venuto a fare la volta precedente? Ma non lo so, me l'avete chiesto. E io sono venuto, ma faccio il servizio civile, non posso lavorare. Poi alla fine mi dissero, vabbè dai, in qualche modo faremo, inizierai dopo il servizio civile. Poi non andò così, iniziai comunque contemporaneamente, e fu una roba abbastanza complicata. Ma mi chiesero, quanto vuoi essere pagato? E io ero così stupito e anche contento che questi apprezzassero quello che avevo fatto, non so, me... Che gli dissi, ma io vengo anche gratis. E questo è stato cafonissimo, perché loro si sono imbarazzati alla mia risposta, perché loro erano ovviamente disposti a pagare un lavoro, ma io ero così contento che all'epoca dissi, io vengo anche gratis. Come dire, voi che tanto non siete niente. Ecco, io sono sentito ragazzo di campagna, non so se avete visto il film, Renato Pozzetto, che arriva a Milano e non capisce dov'è. Io non ero col trattore, ero col treno alla metropolitana, ma la metropolitana forse sarà stata la quinta, la sesta, la settima volta o la ottima volta che prendevo la... Quindi era una novità pazzesca. Sì, sì. Ed ero veramente un ragazzo di campagna, cafone però nel senso proprio cafone, nel senso della terra. Bene. Beh, hai risposto bene. Grazie. Si vede che ti sei preparato. Mi ero preparato. Hai fatto bene. Ci sta. Un po' scorretto. Non era una domanda di quelle. Però si chiama cafone diritto. Podcast, quindi vale tutto. Cioè, grazie. Era un tuo diritto. Hai capito? Ok. Bene. Molto bene. Te volte che sei stato cafone? Tra le siamo venute? Ma no, ripeto. Non sei cafone tu? No. Diciamo che quando sento aria di cafonaggine mi faccio in disparte. Non tendo alla rissa, all'essere cafone. Sono abbastanza disinteressato da quel punto di vista. Molto bene. Bene, eviti i cafoni, ci sta. Sì. Io mi aggancio al servizio civile. Gli anni in cui adolescevate voi, 20 anni, 22 anni, avete una decina d'anni di differenza, però c'era ancora la leva obbligatoria, no? Voi avete fatto leva o servizio civile? Io non ho fatto niente. Nessuno dei due. Non ho fatto il militare per motivi di salute e mi ricordo la visita di leva... dove tutti erano poverini ansiosi, chiaramente, perché venivamo portati con questi camion presso il centro militare dove si facevano le visite. Io sapevo già che non avrei fatto il militare, quindi ero tranquillo, proprio come un papa, e vedevo tutti gli altri, adesso quest'anno mi tocca perdere l'anno, avevo programmi. Tu li guardavi. E io, ma tu non lo fai? No. Ma sei raccomandato? No, non sono raccomandato, sono... Non sono fortunatissimo. e infatti quando poi mi hanno dato il congedo sono passato davanti a questi. Ecco lì forse sono stato un po' arrogantello, un po' caffone. Col congedo così che gli facevo, gli battevo la stecca e loro rimanevano lì un anno a perdere tempo
Ecco, sì, abbiamo trovato un momento ottimo di cafonaggine. Tu invece hai storie di servizi civili. Io ho fatto un servizio civile, è stato uno dei primi anni in cui se facevi l'obiettore di coscienza non finivi in galera. Perché fino a, credo, ora non ricordo esattamente, ma fino all'87, all'88 essere obiettore di coscienza non era consentito, cioè ovvero potevi farlo, ma comunque facevi alcuni mesi, credo, in qualche carcere militare, insomma non eri considerato proprio bene, ma in realtà anche dopo, l'anno in cui io ho fatto il servizio civile, mi ricordo che noi comunque obiettori di coscienza eravamo in gestione all'amministrazione militare, ci chiamavano più o meno una volta al mese se andava bene, ma se facevi qualche marachella ti chiamavano più spesso e in genere ti appellavano come, ah tu sei obiettore di coscienza, sì, allora sei testimone di Geova o ricchione? Era una delle due, sì. O eri testimone di Geova o ricchione? Sì, sì. E no. Tutte e due. E quindi, però è stato un anno per me bellissimo, io sono stato, fatto un'esperienza meravigliosa con persone meravigliose, quindi sono stato contento di avere fatto quella scelta, nonostante i dubbi che al distretto militare nutrivano sui miei gusti sessuali e sulle mie tendenze religiose. Esattamente, sulle mie credenze religiose. Però non hanno mai avuto risposta, quindi probabilmente sono rimasti così. Dopo questa puntata vedranno perlomeno che sei eterosessuale, per ora. O B. Sì. O B. Va bene. Chiaro. Teniamo chiaro. Aperte tutte le porte. Teniamo, non ci sono non ci sono discriminazioni. E allora, questo è un argomento che a me interessa tantissimo, perché io dico sempre, ne parlo sempre con Luca di questa cosa, che saluto e che ringrazio comunque sempre del supporto. Ciao. Eccolo, che io sono sempre convinto che le nostre generazioni siano sempre troppo poco incazzate, no? Invece penso che la generazione dei nostri genitori, quindi in questo caso di voi due, insomma, di ragazzi che possono avere 20 anni, 22 anni, insomma, generazioni nate tra gli anni 60 e gli anni 80, quindi quei ventennio lì, abbiano vissuto delle cose che diciamo, hanno un pochino cambiato, hanno plasmato quello che è il carattere e la voglia di ribellione, in un certo senso, che poi è servita per creare anche probabilmente il periodo di benessere che avete vissuto, insomma, negli anni 80, gli anni 90, rispetto a quello che viviamo un pochino oggi. La domanda è questa. Uno, cosa ne pensate di questa accezione, di questa asserzione, scusate, che pongo? Oppure, invece, la prima domanda che faccio è, quando sono cadute le Torri Gemelle, dove eravate? Allora, io me lo ricordo benissimo, il giorno che sono cadute le Torri Gemelle, avevo rubato un paio d'ore, ero in canoa, ero andato a farmi un giro, c'era una giornata bellissima. Perché scusa, tu sei canoista? Io vado in canoa, sì, mi piace la canoa, è la mia unica passione dopo mamma, dopo figlio, dopo la gatto. E mi ricordo benissimo che ero uscito con la canoa e avevo fatto un bel giro, un bel mare, tutto quanto. Quando torno, io avevo la canoa presso un circolo velico lì a Genova Voltri, mi ricordo la scena. Io che sbarco, lavo la canoa e appoggiata alla ringhiera del circolo c'è un signore che si chiama Benedetto Puppo, lo posso dire perché è una persona, detto Puppi, che mi fa, se ti diverti e intanto il mondo scoppia la guerra. E io ho detto, cosa succede? In America hanno bombardato le Torri Gemelle, ci sono un sacco di morti. Io sono rimasto basito perché dico, mica colpa mia, io vado. Sembra che lo buttate giù io le torri. Vai, e lui che mi diceva, in genovese, vabbè, adesso chissà cosa succede, scoppia la guerra mondiale. E quindi io l'11 settembre ero in mare. Sei stato mezzo accusato di essere complice, che molto è poetica di brutto questa cosa, perché tu in quel momento, cioè, a parte che vabbè era il 2001, quindi erano anche altri tempi, tutto quanto, però eri tagliato fuori dal mondo in quel momento, nel senso che quando tu sei in mare fondamentalmente sei sì fuori. Tra l'altro, ripeto, era una pausa pranzo, quindi io ero proprio tranquillo, mamma ti aspettava, sì, l'epoca era quella. Era in formazione. E mi ricordo che sono rientrato bello rilassato, bello tranquillo, la giornata era bella, era ancora estate, e mi sono preso questa ramanzina come se fossi stato io che con la canoa... Un po' colpevole, se posso permettermi. Tutto.
E quindi io quel giorno lì ero esattamente in canoa. Sì, sì. Mi ricordo anche il modello, tutto quanto. Tutto dell'aereo. No. Luciano? E io invece era un pomeriggio presto, se non ricordo male. Qui saranno state forse le 2:30, le 3. E io ero da un conoscente, un gioielliere, che aveva la TV accesa, mi ricordo anche era su una parete, di quelle TV a parete, e sulle news. E quindi a un certo punto vediamo questa roba e ci guardiamo e stupiti, è un conoscente, non era un amico, quindi non abbiamo scambiato più di tanto, comunque non ricordo di avere all'epoca scambiato con lui più di qualche commento, se non esterrefatto. Però non sei stato accusato di... Ti hanno accusato? No, diciamo che... Beh, se posso permettermi... Prego. Sarebbe stato anche un po' più, cioè esteticamente, esatto, un po' più, un pochino sì. Infatti poi negli anni successivi è stato un disastro. Frequentare gli aeroporti è stato più complicato, certo. Per un periodo è stato più complicato. E ecco, però sì, quello è stato sicuramente un passaggio, dico una cosa assolutamente ovvia, però un passaggio fondamentale per poi per arrivare fino ad oggi, no? Certo. È stato l'inizio di un'escalation di ansia dal punto di vista della popolazione e di avvenimenti anche che sono successi. Infatti, secondo me, per l'Italia, il secondo avvenimento più drastico, più drammatico, sono stati i mondiali del 2006 che abbiamo vinto. Che cosa ne pensate dei mondiali? Cosa è successo? Dove eravate? Io non ricordo assolutamente nulla, quindi ci sta questa domanda. E secondo voi, la domanda che faccio io adesso, per l'Italia il mondiale è stato più importante come socialmente delle Torri Gemelle? Ma penso proprio di sì. Ma dunque, la sera della finale dei mondiali ero con lei, con tua madre, a vedere la partita da degli amici di primo entroterra, ligure, casa, TV all'esterno, e un gran consumo di alcolici. E mi ricordo, ero già nato. Tu eri già nato, tu eri con la nonna. Beveva di più quella sera. E noi abbiamo avuto poi una piccola discussione al ritorno, perché eravamo in moto, io non ero proprio Agostini in quel momento, o Valentino Rossi per meglio dire, perché... E lei voleva scendere dalla moto, io sali, dove vuoi andare? C'è festa, andiamo a casa. Andiamo. E però è così, è stata mi ricordo la partita, mi ricordo la serata, ma diciamo che poi sì, l'esaltazione del momento, vabbè, abbiamo vinto i mondiali, ma noi abbiamo anche vissuto, lì poi passa tutto in fretta. Noi abbiamo vissuto gli europei. Insieme sì, anche la finale. È stato. Sì, no, è assurdo come veramente questa cosa sia trasversale. Cioè, la città. Noi eravamo a Follonica. Ed era un europeo. E quindi, sembrava che. Sembrava che fosse arrivata la rivoluzione del mondo. Guardi il mondiale. Luciano, tu invece dove ti trovavi? E io mi ricordo benissimo perché ero a Dubai con mia sorella per lavoro. E eravamo con delle persone siriane e anche locali. Comunque arabi, e alla sera abbiamo visto la finale sotto un pallone tenda organizzato, attrezzato con un mega schermo, alcol ovviamente non ce n'era, e era pieno di persone, noi eravamo tra i pochissimi italiani, eravamo lì invitati per questa finale, e per me è anche molto legato al 2001, cioè quindi è molto legato alle Torri Gemelle questa serata, okay. La ricordo benissimo perché feci una figura da idiota, sempre ragionando di Torri Gemelle, ma quello che ricordo è che tutti questi ospiti di questo pallone tenda, questi tifosi, erano veramente tifosi. Ma dell'Italia? Dell'Italia, assolutamente. Non c'era nessuno, erano tutti tifosi assolutamente dell'Italia. E sì, quindi la ricordo, stavo lì e feci una brutta figura perché... prima di questa cena, di questa partita, si parlava ovviamente delle Torri Gemelle, eccetera, eccetera. E io senza vergogna dissi: eh sì, però, insomma, dopo tutto, questi sono avvenimenti che poi segnano. Anche il mondo arabo ha delle responsabilità. E questi mi guardarono e mi dissero: come il mondo arabo ha delle responsabilità? E beh, insomma, andate a buttare giù le torri degli americani, questi poi si incazzano, succede quello che succede, no? E questi mi dicono: ma voi chi è che vi informa? E dico: beh, perché no? Allora com'è andata? Ditemelo voi. E loro mi dissero come dal loro punto di vista era andata. Erano tutti d'accordo loro su questo. E quindi i casi erano due. O loro, anzi potevano essere tre,
Il primo caso era che loro mi perculassero. Okay. Il secondo è che fossero in malafede. Il terzo è che probabilmente loro avessero un aggiornamento diverso dal mio e soprattutto ascoltassero mezzi di comunicazione diversi dai miei. Certo. E quindi incominciai a nutrire, come dire, il dubbio che forse la verità non era esattamente quella che raccontavano a noi e quella che raccontano ancora, e forse nemmeno quella che raccontavano e che raccontano ancora loro, no? Però che probabilmente ci fosse qualche... Poi però è finita carinamente, perché comunque abbiamo mangiato, abbiamo visto la partita, l'Italia ha vinto, tutti contenti. Erano molto più contenti loro del sottoscritto, perché a me fondamentalmente che l'Italia vinca un mondiale o meno non me ne può fregare di meno. Certo. Ecco. Dai, però è carina come roba. Allora, però dai, cioè, per essere più espliciti, non me ne frega un cazzo. Va bene. Molto allora bene. Cambierei un attimo argomento e vi chiedo: se aveste avuto un podcast voi alla nostra età, comunque come siamo noi adesso, di cosa avreste parlato? Come si sarebbe chiamato? Avete qualche idea? Ma io sono ripetitivo, perché ho questa fissazione qua. E avrei fatto forse un podcast sul mondo dello sport, non calcio. Sì, ci sta. Cioè sport secondari, mi viene in mente judo, mi viene in mente, non so, la canoa, il ping pong. Sport minori, minori, sì. Personaggi dello sport minore che secondo me poi riempiono maggiormente le ore, le attività dei ragazzini vengono riempite più da questi sport che dal calcio, perché poi il calcio si riduce sempre a poche unità, a pochi eletti che vengono scelti, e poi invece se vai a vedere, giusto, magari non so, ambienti parrocchiali piuttosto che circoli eccetera, ci sono questi ragazzini che fanno mille altre cose, si divertono lo stesso e si formano. Quindi l'ambiente sportivo, mi sembra. Sport minori. Sì, sport minori podcast. Sport minori podcast. Sì. Tu? Io credo di non aver capito una domanda. Cioè, allora, la domanda è se io adesso avessi la vostra età o se 30 anni fa ci fosse stata la possibilità di fare podcast. Era 30 anni fa, però se vuoi puoi rispondere a tutte e due. Se 30 anni fa, alla nostra età, quindi, avessi avuto un podcast, di cosa avresti parlato? Allora, avendone le capacità, e non sono sicuro di questo, se avessi avuto la possibilità di fare un podcast 30 anni fa avrei parlato di politica, sicuramente, di critica sociale, di incazzatura, di sperequazioni sociali, di ricchezza e povertà, di polarizzazione di ricchezza e povertà. Ecco, di questo. Se dovessi farlo adesso... Pure. Ecco. Però non sono in grado, quindi non lo faccio. E come lo chiameresti? Una bestemmia. Ecco. Stavo pensando a una bestemmia, però... Porco no, non lo podcast. So, non ho porco idea. Porco podcast. Non ho idea di come lo chiamerei, però i contenuti... Ma adesso non credo di essere in grado di fare una cosa del genere. Forse 30 anni fa, sì, ma adesso non lo so. Ma a proposito di politica... secondo me, io per come la vedo, non lo so, correggetemi se sbaglio, 30 anni fa, 40 anni fa, diciamo le ideologie politiche erano molto più polarizzate rispetto ad adesso, anche esteticamente. Quindi se ascoltavi un cantante eri di sinistra o di destra, se indossavi degli indumenti specifici eri di sinistra o di destra, giusto? O potete correggermi? Beh, come sì. La canzone di Gaber, no? Di Gaber, no? Di Gaber, esatto. Sì. È giusto, diciamo che i cantanti di un po' di tempo fa forse si esponevano meno di quanto non si espongano oggi, nel senso, oggi c'è anche un po' la moda di sposare una via piuttosto che un'altra, mi viene in mente adesso questi cantanti che fanno il gay pride, no? Sono tutti gay pride, LGBTQ, chi più ne ha più ne metta. E all'epoca non era così distinta la cosa. All'epoca c'erano i cantautori che più o meno erano di sinistra, tipo De Gregori, De André, classici, e altri che invece non sapevi come la pensassero, cioè nel senso che non si esponevano più di tanto. E però diciamo che dal punto di vista della società sicuramente c'era un bel distinguo rispetto ad oggi. Oggi è tutto un centro-destra, tutto un centro-sinistra che non si sa cosa siano, poi alla fine se li guardi bene sono tutti la stessa cosa. La stessa cosa.
sono tutti manovrati da interessi che non sono più localizzati, perché parliamo sempre di comunità europea, non parliamo più di Italia, e quindi bisogna sposare le idee dell'Europa e basta. Una volta erano più focalizzati a livello nazionale, comunque, che fossero di destra o di sinistra, però ci tenevano un po' di più a dove abitavano. Adesso invece tutta Europa, poi magari, non so, ci sono dei quartieri che sono degradati, non ci fanno niente, perché? Perché magari le leggi europee comunitarie ti impediscono di fare certi lavori piuttosto che altri, e è un discorso che complesso. Farebbe perdere ore. Ci sta, giusto. Sì. Tu cosa dici? Che sì, cioè, è chiaro che fino alla fine degli anni Ottanta esisteva un mondo polarizzato, per cui esisteva il blocco, però non è che possiamo farla così lunga, comunque c'era il blocco sovietico e c'era il blocco, per così dire, atlantico, e quindi c'era una polarizzazione ideologica, c'era chi era di sinistra, chi era di destra, dentro la destra c'erano tante sfumature, dentro la sinistra c'erano altrettante sfumature. E esteticamente ci si distingueva, ovviamente, parlo degli anni 90, fine 80-90, no? E quindi tu ti distinguevi e capivi chi era di destra o di sinistra, o comunque chi riteneva di essere di destra o di sinistra, a seconda di una somma di aspetti, anche estetici, tipo? Per cui, per esempio, il mio giubbotto è decisamente retro ed è un eschimo. L'eschimo era un segno distintivo delle persone che erano orientate, diciamo, più a sinistra, ma più a sinistra, all'epoca esisteva un fortissimo partito comunista in Italia. L'eschimo non era esattamente la rappresentazione del partito comunista, ma era di quelli che stavano o si sentivano oltre o comunque fuori da quell'ambito, come dire, partitico, ma certo, comunque dentro un ambito ideologico, mentre invece i ragazzi di destra avevano un altro modo di vestirsi, ma anche i luoghi, c'erano luoghi in cui ci si frequentava tra persone di sinistra e luoghi in cui erano presenti soprattutto persone di destra, e a volte per uno di sinistra mettere i piedi in un luogo dove frequentato da ragazzi di destra poteva essere letta come una provocazione o un rischio, e viceversa allo stesso modo se entrava una persona di destra orientata a destra, si può dire anche fascisti, no? Sì? Se entrava un fascista in un luogo di sinistra magari veniva picchiato, questa è una cosa che io ho visto anche fare, anche stupidamente, perché poi se uno è così stupido da entrare ingiubbottato e celticato e tutto decorato in un luogo di sinistra, vuol dire che probabilmente era un circolo un po' più forte di una Soms dal punto di vista della sua identificazione, certo. E poi viene picchiato da 5 stupidi sedicenti di sinistra, cioè 5 contro 1, sei proprio un migliaio. Ecco, un fascista. Certo. Però sei di sinistra in quel caso. Quindi oggi invece è tutto diverso, per non farla troppo lunga, è tutto molto più frullato, come diceva prima Max. Sì. E io faccio fatica a identificare, per esempio, una forma di abbigliamento che in qualche modo distingua chi è di destra che di sinistra. Destra e sinistra sono due categorie che forse non hanno più lo stesso valore, perché il mondo è completamente cambiato. Io penso che invece ce l'abbiano ancora tantissimo, perché comunque identificano un modo di essere, un modo di vivere, di interpretare un percorso, e un percorso personale, intendo dire, e comunque tutto questo processo di frullamento, frullazione delle ideologie sta permettendo anche una forma di cancellazione delle memorie. E la cancellazione della memoria credo che non porti giovamento a nessuno, no? Cioè, come fa una generazione, come fa la vostra generazione a crescere con una forma di consapevolezza politica in senso lato, non politica in senso partitico o ideologico, cioè, ma come fa a crescere se comunque da sotto gli si sono state mozzate le radici? E credo che questo sia successo, stia accadendo, e forse è anche sempre un po' peggio, cioè sempre un po' di più, e quindi c'è questa forma di cancellazione della memoria. È un po' come se tutto quanto nascesse oggi, no? Se non avesse radici nel passato, e invece le radici ci sono. E quando è che è cambiata questa cosa? E perché? È cambiata... Allora, per quello che riguarda l'Italia, la svolta è stata sicuramente Mani Pulite, perché Mani Pulite ha cancellato una classe politica che comunque era composta da
una sinistra ben identificata, una destra ben identificata, un centro altrettanto identificato, e ha dato via queste omologazioni. Quindi è stata una nuova partenza? È stata una nuova partenza, ma ha fatto dei... cioè, da una parte chiaramente c'è stato un discorso di giustizia che andava fatto e andava completato in qualche maniera. Dall'altra, diciamo che ha dato il via alla omologazione, perché lì diciamo che sono spariti i partiti classici, sono spariti soprattutto anche, sono sparite le figure politiche di rilievo, perché comunque, volere o no, all'epoca c'era gente del calibro di Berlinguer per la sinistra, che era un signor politico, che era uno che ci teneva ai lavoratori, non come quelli di adesso, e dall'altra parte c'era un ex fascista diventato missino, che era Almirante, che comunque portava avanti delle sue idee, sbagliate o meno che fossero, però davano un senso. Adesso non hanno più senso, cioè adesso i politici non sono inguardabili, sono inguardabili. Non, quindi da Mani Pulite è partita secondo te questa cosa? Sì, da Mani Pulite in poi. Purtroppo la mancanza di questi due lati ben precisi a livello politico nei giovani hanno creato un vuoto, perché comunque diciamo era meglio quando c'erano ragazzini con l'eschimo, ragazzini con il giubbottino bomber da fighetti, però c'erano delle identità che venivano portate avanti. Adesso invece purtroppo siete un po' omologati, e quindi non vorrei toccare il tasto, ma ai tempi della pandemia, una cosa come la pandemia, il lockdown, queste cose qua, noi figli degli anni 80 avremmo bruciato le città, sinceramente sarebbe andato a fuoco tutto. Oggi sono riusciti a farlo, un po' anche con internet, un po' con col fatto che comunque non c'è una spinta dal basso, e i giovani si sono appiattiti in casa, l'importante è stato avere internet, avere una comunicazione comunque con gli altri. Certo. All'epoca queste cose non esistevano, quindi se a noi fosse stato detto state chiusi a casa, l'indomani bruciava qualcosa, sicuramente. Cambiate le priorità. Sono cambiate le priorità, sì, 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 sì. Luciano, da quando è cambiata questa cosa? Io penso che sia quello. Cioè, in realtà poi non so se è stato l'evento di Mani Pulite o piuttosto quello che è successo dopo, però in quegli anni è proprio cambiato un paradigma politico completamente, ma non solo in Italia, un po' dappertutto, credo in tutto il mondo, noi possiamo vederlo, poi noi, cioè io non sono mica un politologo, non sono uno storico, faccio certo. Un altro mestiere, quindi sono un osservatore, però per quello che ho visto, per quello che ricordo, è cambiato un paradigma, cioè nel senso che con il berlusconismo, che non identifica soltanto lui, anzi lui forse è stata la parte più seria, più onesta del berlusconismo, perché comunque il berlusconismo ha quello come punto di riferimento, ma poi a cascata e a caduta quello che è successo e accade è solo peggio, non è meglio. Questo è ovviamente un punto di vista personale, certo, di cui mi assumo la piena responsabilità, ma ripeto, non sono né uno storico né un politologo, è quello che mi è sembrato di capire, di osservare. Fino ad un certo punto esisteva una forma di politica, cioè l'Italia aveva una politica estera, ti ricordi? Cioè, quindi esisteva un presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ex partigiano, che a un certo punto dichiarava: i palestinesi come gli ebrei hanno diritto di avere una terra in cui vivere. Assolutamente. Oggi sì. Non c'è un politico di destra e di sinistra che si permetta di fare un'affermazione di questo tipo, politici di rilievo intendo dire. E poi esisteva, quindi esisteva una politica estera, certo, che guardava i due blocchi, che guardava il blocco sovietico e ovviamente, essendo noi membri del Patto Atlantico, della NATO, guardava ovviamente a ovest, però c'era una forma di identità politica dal punto di vista e culturale, e quindi la RAI per esempio era la RAI, c'era, è vero che era lottizzata, quindi se tu guardavi Rai 1 vuol dire che eri democristiano, se guardavi Rai 2 e soprattutto i TG vuol dire che eri socialista, se guardavi Rai 3 vuol dire che eri comunista, quindi era lottizzato, ma si capiva. Adesso non si capisce niente, per esempio, sì, tant'è che noi la TV l'abbiamo rotta, non l'abbiamo più comprata, giusto? Quindi l'ho rotta e non l'abbiamo più comprata. Esatto, quindi esisteva esistevano dei punti di riferimento. Dopodiché invece, anche se poi erano lerci, cioè uno come
un pluriministro del Consiglio come Giulio Andreotti, per esempio, e comunque era un uomo che veniva dalla Costituente, era giovane quando è stata fatta la Costituzione italiana, poi è stata fatta da tutti i partiti politici del nostro arco costituzionale. E poi però persino uno come Andreotti, che è stato dichiarato colpevole per appartenenza alla mafia, perché è stato dichiarato colpevole, e oggi noi ci ritroviamo quindi a rimpiangere Andreotti. Perché era comunque un politico, eh? E in qualche modo ti orientava però contro, o comunque con tante sfumature diverse, Berlinguer piuttosto che Bettino Craxi, che poi ha fatto una bruttissima fine perché è fuggito dal suo paese, no? È stato condannato per le tangenti, quindi però esisteva una forma. E quindi chi ha la mia età, e credo anche la tua, oggi si trova a rimpiangere politici che all'epoca noi dicevamo sono maiali, sono porcelli, e questi sono leocorni. Cioè, è anche difficile identificarli proprio dal punto di vista chiaro, ecco. E quindi è cambiato tutto, è stato svuotato, la politica è stata svuotata, è diventata amministrazione. La politica non fa riferimento alle necessità, ma fa riferimento a cose che noi non possiamo toccare né vedere, e non possiamo dirlo con certezza, per esempio, che la politica fa riferimento alla finanza, piuttosto che all'incertezza, perché non lo sappiamo con certezza, è un dubbio che qualcuno di noi può avere. Sì. Magari facesse riferimento all'economia, l'economia è un sistema che produce cose, produce beni, quindi se qualcuno produce beni guadagna, se qualcuno guadagna può creare famiglie, voi potete? E domani potreste? Ma io spero di sì, però l'economia è un circuito che crea, appunto, crea la produzione di beni e quindi anche il consumo di beni e quindi la possibilità di comprare il bene che stai consumando. La finanza no. E allora il dubbio è, ma oggi la politica risponde alla finanza, che non produce beni ma produce finanze e polarizza ricchezza e povertà, credo, o invece è legata al sistema dell'economia e quindi dà la possibilità alle persone giovani di trovare un lavoro, crescere, avere un percorso di crescita, ma un percorso di crescita non negato e azzoppato, perché comunque non esiste la possibilità di confrontarsi con il tuo titolare in maniera, non dico pari, ma in maniera possibile. Cioè, voi, la vostra generazione deve essere fatta di geni, e infatti quello che vi comunicano è che dovete essere performanti. Certo. Dovete essere, giochi a pallone e allora devi essere Ronaldo, oppure devi essere Messi, oppure ti piace ballare e allora devi essere brava come la ballerina della Scala o come quelle che vanno in TV. Ecco, è un po' tutto questo, no? Cioè, voi vivete nella credo necessità di essere performanti, e questo è un danno che credo ha procurato il sistema della politica, inteso non dei partiti o del Parlamento, ma proprio la politica, cioè la politica di come si vive. Certo. Ecco, la politica in senso lato, intesa. È lunga come risposta, ma tanto poi tagliate. Sì, tanto tagliamo, ma non credo che taglierò, perché è tutto mega interessante. Giusto. Cioè, io salto di palo in frasca, perché secondo me è bello abbracciare vari punti, e mi è venuto in mente una cosa. Io e Dario ci scorniamo, tu prima hai citato Craxi, a me è venuto in mente questo gancio. Io e Dario abbiamo questa faida su chi è migliore fra Tony Servillo e Pierfrancesco Favino. Vi rigiro la domanda, Favino o Servillo? Personalmente Servillo tutta la vita. Ma avrei mai detto. No, è un po' prezioso come personalità. E Favino è profondo, interprete, tutto quanto, però Servillo c'ha quel tocco magico in più che poi personalmente mi porta indietro la memoria di attori che piacevano a me una volta, che non ci sono più, e me li rimanda un po', fermo restando che Servillo comunque è un attore molto teatrale, e quindi, diciamo, a livello cinematografico, ne parlavamo proprio in questi giorni, per assurdo non è esploso da tanto, anche se ha fatto tante cose, si vede che è un attore teatrale, però mi piace come persona, anche come... Non come quella merda di Favino. No, beh, Favino non so perché. Sì, sì. Luciano? A me piacciono tutti e due. E questa domanda mi fa venire in mente la domanda che mi fa sempre Pietro. Che è il fratellino di Dario. Esatto. Che mi dice sempre, secondo te è più bravo Ronaldo o Messi? Tutti e due sono bravi, giocano a calcio in maniera diversa. E secondo me loro due Messi fanno un teatro e un cinema molto diverso. Per cui non riesco io a capire... Certo. Non riesco quindi a rispondere se è più bravo Ronaldo o Messi, non riesco a sì, sì.
a rispondere se è più bravo. Sì, sì, questa è proprio una domanda di Dario che no, però cioè comunque la concretezza, la profondità, sì, certo, vabbè, sono tutte e due fenomeni, sì, secondo quindi, me no, carità, non è che Favino però... mi fa, cioè, Favino no, è un grande. No, io infatti rispondo come gusto, la mia è una risposta soggettiva, sì, sì, certo, chiaramente, certo. Bisogna cioè, riconosco che chiaramente anche Favino è, sì, sì, un grande attore, era venuto il gancio da... Ma invece a proposito di passioni, tipo cinema, a parte canoa, passioni che avete, che portate avanti, che avevate, sport? Tolta la droga. Tolta la droga. Ma io non è che sono mai stato coinvolto da cose particolari. La canoa è una cosa che ho conosciuto più o meno 25 anni fa e la trovo una forma di... Al di là della pratica sportiva in sé, è una pratica che fa socializzare molto, perché intorno al mondo della canoa poi si sviluppa un discorso di raduni dove vedi gente che arriva da tutta Italia. Che... Sei competitivo? No. Okay. Vedi, ripeto, incontri persone che magari vedi una volta all'anno, baci e abbracci, ti bevi un bicchiere di vino, ti racconti quello che hai fatto. È un posto dove... Okay. Ci si racconta molto. La passione sana, senza competizioni. Sì, molto zen. Come sì, cosa. Molto zen, sì. Okay. Sì. No, io invece sono di indole sociale, quindi... Abbiamo tolto la droga, adesso cosa dici? Esatto. Ho detto la droga no. Io sono di indole sociale, quindi mi piace leggere. E quello non è una cosa che si fa in compagnia, no? Cioè, poi anche... è magari un club, un club di libri, di lettori. No, io leggo, nel passato ho fatto sport, ma quando ero ragazzo, cioè, però adesso non potrei comunque più farlo per ragioni di ordine meccanico. E quindi no, non ho passioni, mi piace quello che faccio per lavoro e quindi un po' quello corrisponde alla mia passione. Certo. E poi mi piace leggere. Basta. E io mi collego a questa affermazione per chiedervi di, cioè, se possiamo analizzare un attimino il discorso della passione, perché secondo me è interessante questo ragionamento, anche riagganciandomi al discorso di prima, generazionalmente ci sono probabilmente anche dei periodi differenti per approcciare la propria passione come lavoro. E la domanda è questa, ovvero per seguire una passione in modo... forsennato, in modo totalizzante, è una cosa che ad oggi conviene o è una cosa che vi sentireste di consigliare a dei figli? oppure se ne avete, oppure come dicevamo nella puntata con Antonio Ornano, è bello cercare di essere più trasversali ed avere più passioni e cercare di spaziare, poi eventualmente scegliere una passione da provare a far diventare il proprio lavoro oppure no, insomma è meglio essere direzionali, essere estremamente cocciuti o abbracciarne diverse e poi eventualmente capire, comprendere. Allora, da genitore chiaramente quando hai un bambino tendi sempre a volerlo plasmare un po' sulla base delle tue esperienze, quindi magari gli fai fare cose che hai già fatto tu perché sai cosa va a fare, quindi gli puoi dare consiglio, gli puoi dare un input in più, però diciamo che ogni persona secondo me deve poter avere un modo e maniera di affrontare tante situazioni finché poi trova la sua via, trova la sua passione e quando è veramente la sua passione allora poi ci si butta, ci si deve buttare e deve insistere, perché secondo me non c'è cosa più bella che per esempio a livello lavorativo fare quello che è la nostra passione. Non so, lo sportivo che fa sport e lo fa diventare il suo lavoro, piuttosto che il creativo che fa diventare il suo lavoro, non so, fare gli sfondi per il teatro, piuttosto sì, che la passione in quel senso lì andrebbe sicuramente incentivata e spinta. Poi è chiaro che bisogna scontrarsi con la dura realtà e la dura realtà non è fatta soltanto di
non ce la faccio perché c'è quello più bravo, ma magari non ce la faccio fisicamente, certo, non ce la faccio come tempo, insomma, sono differenti le motivazioni. Okay. Sì. Luciano, discorso passione? Allora, se la domanda è, se ho capito bene, sì, è meglio spaziare o andare dritti come dei treni? Guarda, io penso che sia molto soggettivo. Io conosco, certo, per esempio una ragazza che è figlia di un nostro amico, un'amica di Dario da quando sono piccoli, che lei quando aveva 12 anni ha detto: io voglio fare l'alberghiero, voglio lavorare nella ristorazione e voglio cucinare possibilmente dolci. Adesso questa ragazza ha 19 anni, lei ha deciso all'epoca di seguire questa sua passione e quindi, spinta da questa fortissima propulsione, sta seguendo il suo percorso e probabilmente sarà il percorso della sua vita, o chi lo sa, anche perché cos'è la vita, cioè quanto dura, certo, se la sua, e mi auguro assolutamente che non sia così, dovesse finire domani, l'ha fatto per tutta la vita, ma se dovesse vivere 90 anni, come auguro di farlo, però sana e felice, certo, probabilmente magari avrà la possibilità di cambiare. Ora, per noi, quando abbiamo scelto noi, era diverso. Uh-huh. Quindi il rischio da parte nostra, genitori, di condizionare le vostre scelte è, da una parte, si può considerare una forma di ricchezza, cioè ti racconto quella mia esperienza e quella può, come dire, darti uno spunto per creare la tua, piuttosto che invece no. Certo. Quindi può essere un buon esempio, può essere un cattivo esempio, ma sicuramente per noi era diverso. Cioè io ho amici che hanno fatto la ragioneria perché il papà lavorava in banca e quindi, dato che comunque all'epoca, non so se adesso funziona ancora così, ma i figli dei bancari avevano una specie di diritto di prelazione ad assumere il posto del padre, quindi succedeva questo, no? Quindi si proiettava il tempo e anche la propria immagine rispetto ad un futuro lontanissimo. Mio padre andrà in pensione lavorando in banca. Mio padre è in pensione lavorando in banca. Quando lui finirà, io prenderò il suo posto. Certo. Cazzo, stiamo parlando di 60 anni, che palle. Ma era possibile. Sì. Oppure farò così perché alla posta, o farò così perché in fabbrica al posto di mio padre quando lui andrà in pensione. Certo. Oggi non è così, giusto? No, è tutto completamente cambiato. E quindi, come facciamo noi genitori a dirgli questa roba qua? Poi all'epoca non è che potevi scegliere tra un ventaglio di mille cose nella, certo, città dove sono nato io, o facevi quello o quell'altro. Chiaro. Oppure quello o quell'altro o quello. Quindi oggi è completamente diverso. Certo. In più, credo che la vostra proiezione non possa essere così certa come quella dello studente di ragioneria che andava a lavorare in banca al posto di suo padre quando era in pensione. Quindi quello che penso io è: vi va di fare, perché siete giovani, dico non solo voi due, ma chiunque, uh-huh, è giovane, no? Avete voglia di seguire una spinta, una propulsione che possiamo chiamare passione? Fatelo. Nella misura in cui voi potete reggerla, nella misura in cui non vi fa rischiare il collo, certo, quindi, perché ci sono anche passioni che poi probabilmente costituiscono anche delle forme di pericolo, ma ognuno se l'assume la responsabilità, non siete mica bambini, siete comunque, certo, giovani adulti. Sì, sì. E quindi, secondo me, sì, fatelo, ma io penso senza considerare una proiezione che era quella che ci davamo noi, che era di 60 anni avanti, e quindi poteva anche essere sono tranquillo, ma poteva anche essere che palle, certo, giusto? E oggi come può essere? La vostra è una proiezione più corta, quindi può essere ansiogena oppure vissuta liberamente. Ok. E quindi secondo me voi dovreste viverla, e questo è il suggerimento che io penso di sentire, è vivetela con, non con leggerezza, che vuol dire alla cazzara, no, uh-huh, ma con leggerezza, ma con tutta la forza e la passione, cioè quindi la energia che ci si può mettere dentro. Sì, domani, sì, cambia, e cambia benissimo. Certo, sì, sì, assolutamente, ottimo. Io ho una domanda che secondo me vi piace molto: cosa che non sopportate dei vostri coetanei? Bastardo. Adesso te lo dico. No, quanto tempo hai? Quanto tempo abbiamo? Diciamo che dei miei coetanei, indicativamente posso dire che sopporto poco, nel senso che... Vuoi fare nomi e cognomi? No, nomi e cognomi no, però diciamo che a parte una piccola cerchia di persone che frequento al di là della famiglia, la maggior parte dei miei coetanei, perlomeno i miei, che ho una certa età, sono delle persone che sono ridotte
nella maggioranza dei casi, a passare giornate a discutere di niente nei bar piuttosto che giocare a carte, fumare, perdere tempo. Cioè li vedo molto negativamente. Da fastidio il pressapochismo dopo una certa età, forse. Sì, diciamo che c'è una arrendevolezza al tempo che non mi piace. Non mi piace perché c'è gente che dice, ma non solo della mia età, io vedo anche della sua età, persone che sono ridotte a degli stracci, e dici, ma com'è possibile che un uomo di 50-60 anni sia ridotto alla sua ambizione qual è? Esco di casa, vado a lavorare, torno a casa, poi vado al circolo, vado a farmi una partita a carte, mi impesto di vino tutta la sera, vado a dormire e domani di nuovo punta a capo. Cioè io ne vedo tanti così. Poi ci sono chiaramente quelli che invece sono ancora un po' ambiziosi, quindi persone che fanno qualcosa, fanno delle attività, vanno a museo, vanno a teatro, si godono un po' la vita. Sì, che non è necessariamente, scusami, rivolto alla professione che fai, perché uno può anche fare l'impiegato, ma poi comunque coltivare, capisci? Cioè, nel senso, no, in generale, è molto soggettiva questa. In generale, vedo un grande appiattimento nella forma mentis di tanta gente. Mm-hmm. Cioè, se ti giri intorno, vedi cosa c'è in giro, cioè in giro cosa c'è? Ci sono persone che appunto non riempiono i teatri, perché i teatri magari fanno degli spettacoli e sono vuoti, non riempiono più neanche i cinema, i musei lasciamo perdere, cioè c'è poco proprio interesse alla vita sociale, e per non parlare poi delle attività fisiche, vabbè, quello è una cosa molto, molto soggettiva, molto personale, però anche lì o vedi gruppetti di che però non hanno la mia età, sono molto più giovani, gruppetti di questi signori un po' canuti con la pancetta che giocano a calcetto e quelli tanto di cappello, o se no, ripeto, gente da aperitivo, 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 oppure circolo, carte, sigaretta, e gente che si lascia, che aspettano il turno senza reazione, sono proprio persi. Chiaro. Se ti stanno sul cazzo da morire questi. E non mi piacciono perché sì, c'è sempre riflettono nel vivere comune e negli altri l'idea che siano tutti così. Certo. E invece non è così, perché ci sono tante persone che invece sono attive, che si godono le cose, che non aspettano. Chiaro. Allora, io in realtà ho un problema personale col mondo adulto, ma credo che sia un problema personale. Ma allora, a partire da questo, credo che si debba distinguere, almeno per la mia esperienza, che è poca ed è parziale perché è personale, due aspetti diversi. Cioè, noi abbiamo un mondo degli adulti che io posso conoscere parlando di l'Italia, o quindi l'Europa, e un mondo di adulti invece che vive altrove, cioè in luoghi che non sono l'Europa, non sono l'Italia. E mi pare di leggere due atteggiamenti diversi, e ovviamente conosco meglio il mondo che più mi appartiene, cioè questo, è il mondo dei miei coetanei. Quello che mi infastidisce, però mi rendo conto che è evidentemente un problema di minoranza, cioè un problema mio, è proprio una forma di omologazione del pensiero, o meglio, neanche di omologazione rispetto a un pensiero, ma noi adulti oggi siamo portati a scegliere sulla base di due opzioni, quindi tu sei o pro o contro una cosa, e quindi sei con Putin o contro Putin, e sei con Israele o contro Israele, e sei per farti le punture o per non fartele, e pensi che la Terra sia piatta o sferica, e quindi questo crea nel mondo degli adulti due, magari fossero partiti, ma crea due fazioni, è come se fosse il tifo dello stadio. Certo. E quindi questo significa che probabilmente noi abbiamo perso o abbiamo rinunciato al dibattito, al pensiero critico, cioè a porci il dubbio e a ritenere che evidentemente le posizioni possono anche non essere soltanto due, come in una partita di calcio, a meno che uno tifi per l'arbitro.
ma possono anche essere una terza o una quarta posizione, e la tua stessa terza e quarta può anche cambiare, no? Sì, sì. E quindi questo arricchisce o non arricchisce la identità di un qualsiasi soggetto? Cioè, se io parlo con qualcuno e sento una versione diversa da quella a cui ho creduto fino a ieri, non è che mi devo per forza incazzare perché penso che quello voglia farmi cambiare idea, ma quelli saranno affari miei, dipende da quanto io sono forte e come dire, radicato rispetto alla mia, ma cioè, ne ho sentita un'altra. Quindi è un po' come se noi avessimo rinunciato a una forma di pensiero critico. Primo. Secondo, credo che almeno il genere maschile abbia anche rinunciato a fare il genitore un po'. E questo io sì, lo vedo anche un po' rispetto, per esempio, a come ci vestiamo. Non io, lascia perdere. Però la nostra generazione, no? Tende a volte, mi pare di capire, che tenda un po' a emulare uno stile di abbigliamento e quindi un aspetto estetico che è più tipico di chi è più giovane, no? Nomi e cognomi? No. Di quei fighetti che vanno in discoteca vestiti come i ragazzini. L'ho riassunta malissimo. Sì, che poi vuol dire, magari hanno ragione loro. Cioè, io ti dico di quello che dà fastidio, sì, a me, sì, certo. Però non ti fidare perché... Di appartenendo loro. No, di me, non ti perché appartenendo di loro. Io comunque a una minoranza, ovviamente, sì, sì. Devo accettare ciò che accade, certo. Però è quello che mi infastidisce, quindi faccio fatica ad avere a che fare con i miei coetanei, non tutti, ci sono persone a cui voglio benissimo, persone che stimo tantissimo, però faccio fatica, tant'è che ogni tanto mi capita di dire, è successo recentemente che una scuola mi ha chiesto di fare degli incontri, degli open day per i ragazzini, mm-hmm. E mi ha chiamato questo dirigente scolastico e gli ho detto, beh, ma se un open day vengono anche i genitori con i ragazzi, e questo mi dice, eh beh sì certo, un open day quindi vengono genitori e ragazzi, beh allora no, io non posso venire, gli ho detto. E come non può venire? No, perché io con gli adulti parlo solo a pagamento, gli ho detto. Cioè, in realtà, poi ho precisato che non è così, però è ovvio che io sono disposto a parlare con tutti, a interloquire con tutti fino a che si tratta del mio mestiere, certo. Però se devo avere il piacere di farlo, purtroppo, essendo anche proprio di indole asociale, preferisco poterlo scegliere. Sì, sì, chiaro. Ecco, e quindi posso scegliere su una base un po' ridotta, un numero di più piccolo, certo, di interlocutori. Certo. Ecco. Chiaro. Però, ripeto, non ho ragione io, no, perché no, la no. Ragione è comunque è sempre della maggioranza. La minoranza si deve adeguare. Certo. Oppure deve andarsene. Sì, sì. Io resto. Chiaro. Minoranza. Chiaro. Chiarissimo. Io arriverei a un punto che mi interessa molto, che è molto topico, perché da quel che so, cioè, di te lo so abbastanza bene, penso, di Luciano penso di aver intuito, c'è un elemento comune che in realtà è un elemento comune che torna nel podcast, che non abbiamo trattato nelle puntate precedenti, ma nella stagione passata sì molto, che è il tema del provincialismo, della provincia, no? A Luciano faccio questa domanda. So che tu hai viaggiato parecchio per lavoro, nel senso e sono molto curioso di sapere se hai riscontrato una forma di provincialismo sparsa anche nel worldwide, no? Nel mondo, comunque nei posti che hai visitato. E a te chiedo invece se Genova, che è un po', cioè, la nostra città, che è, a mio giudizio, anticipo questa cosa, una delle città più provinciali che esistano nel nord Italia, comunque se, dal tuo punto di vista è così. Quindi non so, se vogliamo partire da Luciano, il provincialismo nel mondo, cosa ne pensi? L'hai riscontrato? Non lo so, a dire la verità. Non ti so rispondere con esattezza. Se per provincialismo si intende mentalità chiusa, mentalità chiusa, invidie, queste cose che sì sono... Questo credo che appartenga più ai territori, per esempio in Europa, che sono rimasti, ma ovviamente, no, più chiusi o meno contaminati, meno contaminabili. Il provincialismo è una, io penso che sia una forma di paura anche rispetto alla possibilità di aprirsi. Infatti mi colpisce, no, che questo sia tipico di Genova, che invece io ho sempre pensato una città sul mare, una città aperta per principio, mm-hmm. ma anche proprio per, come dire, possibilità urbanistica. Quindi io penso che il provincialismo sia proprio una questione di mentalità e di forse poca capacità di aprirsi. Anche una nazione può essere, certo, decisamente provinciale. L'Italia, secondo me, in questo momento è una nazione provinciale, però è una nazione. Abbiamo una mentalità provinciale che non è pronta all'apertura, non credo, almeno mi pare di vedere, allo scambio, all'integrazione. Integrazione cosa vuol dire? Che facciamo arrivare
le persone con il contratto, se no non possono arrivare. Cioè, non, ci sono una somma di aspetti che mi fanno pensare che ci sono proprio una questione di mentalità, sì, che sì, non attenga alla provincia, ma attenga proprio una mentalità delle persone. Certo. Fuori, credo, nelle città, nelle società più giovani, che non è questa, l'Italia è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone, no? Okay. Ecco, e qui tende a proteggersi come un anziano che ha paura del furto, della rapina, del drogato, che ha paura, tutte le paure che può avere un anziano legittimamente. Ecco, noi siamo così, mentre invece le società più giovani, secondo me, sono più aperte e stanno a oriente, le società più giovani, ovviamente. Sì, sì. Ecco, lì questo provincialismo, che è una forma di carattere nazionale per noi, io personalmente non ricordo di averlo apprezzato. Certo. Ecco. Genova? Dunque, Genova è una città abbastanza provinciale. Come dice lui, c'è questo paradosso, nel senso che è molto accogliente, perché Genova in effetti non si può dire che non sia una città accogliente, e lo dimostra il nostro centro storico, che negli anni, nei decenni, ha accolto di tutto di più, nel senso, negli anni 70 il centro storico era un rifugio per chi arrivava dal meridione, famiglie che venivano a Genova, che poi andavano a lavorare nelle fabbriche, che andavano a occupare i posti, operai, eccetera, e venivano, diciamo, collocati nel centro storico. Nel tempo l'urbanizzazione ha cambiato la società del centro storico, perché questa categoria si è spostata in altri quartieri che erano più comodi anche al lavoro, perché mi viene in mente Cornigliano con l'Ilva, con la Fincantieri, quindi chi lavorava lì ha cominciato a spostarsi in questi quartieri qua. Il centro storico si è liberato, e si è liberato per i nuovi migranti. Infatti adesso, per esempio, nel centro storico è cambiata completamente, è cambiato il tessuto umano, perché il centro storico è diventato un posto abitato, sì, in prevalenza da, esatto, da neri, da nordafricani, da gente del Bangladesh, cioè c'è di tutto. Mi viene in mente che una delle vie principali del centro storico, che è via San Luca, una volta era, a livello di negozi per esempio, una serie di negozi, di boutique, adesso sono tutti negozietti che vendono profumi, che vendono, ci sono negozi di cinesi, ci sono mercatini. È cambiato proprio. È cambiato totalmente. Però diciamo che il nostro centro storico è la parte meno provinciale, accogliente della città. Il resto della città è provinciale, nel senso che Genova è una città che, dove i quartieri sono un po' arroccati, nel senso che due quartieri confinanti già, quello lì viene da lì, cioè siamo ancora proprio, poi Genova in particolare, no? Che c'è diciamo, i comici genovesi che ci marciano su questa cosa qua, che cosa venite a fare a Genova, non nasce da niente, nasce, certo, da un qualcosa di tutti concreto. Gli stereotipi più o meno sono stereotipi che però hanno un fondamento di verità, però ripeto, è un provincialismo che comunque non fa male, perché comunque non c'è l'aggressività che ci può essere magari nella metropoli, dove si sviluppano altre situazioni. È un provincialismo antico, no? Proprio storico. Chi sei tu, chi è tuo papà, cioè siamo ancora a questi livelli qua. Paesanate. Sì, un po' da paese. Per esempio ci sono dei quartieri a Genova, i due antipodi, no? Nervi e Voltri, per quello che riguarda il mare, e l'entroterra, mi viene in mente Molassano e Bolzaneto, che sono quelli più dentro, dove la gente quando va verso il centro città dice mi va a Guasena, cioè io vado a Genova, perché non si sentono parte, sì, di Genova, si sentono parte ancora di quartieri, di delegazioni, perché una volta erano comuni, sono ex comuni che nel 29 sono stati poi inglobati nella città.
ma che comunque erano paesini, autonomi. Sì, erano tutti paesini autonomi, e quindi in tante persone c'è ancora questa... Non vado in centro, vado a Genova, eppure sono di Genova. Sì, poi adesso certo. Che la città è diventata area metropolitana, ancora peggio, perché ha inglobato anche dei paesi che non si sentono assolutamente parte metropolitana, quindi da quel punto di vista il provincialismo è ancora molto presente. Per il resto no, per il resto direi che poi, soprattutto negli ultimi 20 anni, Genova è cambiata dal giorno alla notte, perché col turismo adesso è una città vivace, c'è gente ovunque, insomma è migliorata in un certo qual modo. Poi le tematiche normali del vivere comune per la gente comune sono più o meno sempre le stesse: problemi, sanità, trasporti, queste cose qua. Però ci sono un po' ovunque, però quelli purtroppo ci sono dappertutto. Sì. Allora io farei una domanda invece un po' più leggera, ovvero che potrebbe tranquillamente essere nelle domande di merda, ma adesso ci arriviamo. Un oggetto degli anni 80, 90, 70, anche 50, dell'800, tipo la macchina da cucire, così, che vi piacerebbe rivedere oggi, che riportereste in vita? Poi il Walkman. Ma un oggetto che abbiamo posseduto o sì. Che abbiamo anche soltanto visto nella nostra... Di quegli anni, che magari adesso si è perso per qualche motivo di aggiornamento appunto dell'oggetto, altre motivazioni. Il telegrafo, quello. Ma per esempio una cosa che mi piacerebbe che tornasse un po' in auge è la macchina fotografica col rullino dentro. Beh, secondo me quella c'è però adesso. Ma ce n'è è un po' poche, è un po' indie. Probabilmente un po' indie. La gente smetterebbe di fotografarsi i piedi, i piatti al ristorante, queste cose qua. E no, perché era bello, era poetico. Era una cosa che esisteva. Facevi la foto con mille attenzioni, mille pose, stavi attento. E quando poi si sviluppava col suo bel rullino, lo tiravi fuori, lo mettevi. Dovevi volerla proprio fare quella foto. Ma sai che secondo me questa roba qua un po' è tornata dell'analogico in generale, sta un po' tornando di moda. Ma forse sì, esatto, come, è un po' una anche moda. Come il vinile, come il disco di vinile, no? Sì, sta ritornando. Sì. Però sì, sono quelle cose che... sì, un'oggettistica che ci starebbe bene. Andare dal fotografo, mi dai il rullino da 24 piuttosto che da 36? Mi piacerebbe, anche perché è una bella macchina fotografica. Ah, lo dici bene. Lo dici per quello, vieni, almeno la usi. Almeno che sennò... la uso, esatto. Luciano? Allora, le prime cose che mi sono venute in mente, una me l'ha suggerita a mezza Dario, perché ha detto Walkman, e quindi sì, Walkman sì, perché io ero affezionato alle musicassette, quelle col nastro. E poi mi è venuta in mente invece una bicicletta, anni 80 invece, una bicicletta che non ho mai avuto, ne ho avuto una simile, si chiamava Saltafos. Ti ricordi la Saltafos? Questa era tipo mountain bike. No, nome. La Saltafos aveva la sella lunga, aveva gli ammortizzatori a molla dietro. Saltafos aveva le ruote non chiodate, però con un battistrada potente. E quella era una bicicletta performante, quindi la Saltafos. Poi un'altra bicicletta che girava nella mia città, erano bici modificate. Al posto del manubrio veniva messo un volante di una macchina. Madonna, che roba truzza, però. Bellissimo, però. Davvero? Sì. No, bellissimo. Io non l'ho mai avuta, però mi sono ho sempre apprezzato questi. Scusa, ma il freno dove era il freno? Sai che forse forse c'era il contropedale, che è un'altra cosa interessantissima. Cioè c'era il pedale, perché se sei col volante il contropedale. Pedali avanti, vai avanti. Se pedali indietro, freni. Non vai indietro, freni. Non aveva forse anche una sai sorta non di me freno lo ricordo mano. Perché no, il freno, ma non credo. Può darsi, io mi ricordo però questi ragazzi, io ero bambino, anni 80, che andavano in giro con queste biciclette modificate che avevano il volante. Cioè, non è che esistevano bellissimo. Così, era modificate che sì, mettevano però, il volante. Cioè, in una città come la mia, che è piccola, un buco, c'erano... Valenza, non abbiamo Valenza, ancora detto. Sì, c'erano tanti ragazzi che erano più grandi di me che giravano. Io li apprezzavo tantissimo, piaceva tantissimo vedere questi con... E poi c'erano anche queste piccole officine di questi meccanici che riparavano motorini e biciclette, no? E quindi io andavo spesso a vedere
queste riparazioni. Sì, e sì. Poi lo facevo anche sulla mia Vespa, anche non sempre con successo. Cioè il volante sulla Vespa. No, avevo... Beh, la Vespa è anche una cosa che secondo me... Beh, sì, la Vespa... Vespino adesso, beh, dai, figa. Sì, però sì. Ci sono anche quelli nuovi forse adesso, sì, sì. Più belli sì. Quelli vecchi. Buono. Sì. Poi e poi mi ricordo invece le scarpe da calcio, quelle fatte apposta, con i tacchetti in acciaio. Quelle... Far male. Per picchiare i fascisti. Ecco, visitabili. Un attaccante potevi, fascista. Potevi decidere tu anche, vendevano anche, allora, dietro avevi quattro tacchetti lunghi. Se eri bastardo, mettevi i tacchetti lunghi anche davanti. Ah, ok. Quindi andavi in giro così con i tacchi. Ed erano di acciaio svitabili. Ok. E quindi... c'erano proprio dei calzolai che facevano quel mestiere lì. E tu eri ragazzino, ragazzino, no? Adesso invece farsi fare la scarpa da calcio su misura è un'esperienza di lusso. E invece all'epoca potevi andare a comprare quelle plasticone, oppure andare dal calzolaio della città, che era il vecchietto, che te le faceva apposta, ti consigliava le cose. Sì, sì. Quindi questa è una roba. E poi invece oggetto mio, che ci ho pensato adesso, un oggetto che mia madre mi ha sicuramente nascosto e che non ho mai più trovato e che devo chiedere se è possibile scoprirlo, ma questo è un'altra storia. Ecco. Che cosa? E che oggetto era? Le scarpe. No, è una kefia che mi hanno regalato 30 anni fa e dato che l'ho messa moltissimo, diciamo da 5, 7, 8 anni da lì in poi, poi mia madre me l'ha sottratta, credo che sia stata mia madre a sottrarmela. Io non so cosa sia, mi sa. È una kefia. Grazie, a posto, grazie. Ah, ok, no, oggi andrebbe. No, è lo sciarpone palestinese. Ah, ok, no, bianco e rosso, quello del Fronte di Liberazione Popolare della Palestina. Non okay. È quello bianco e verde o bianco okay. E nero, che hanno altri significati. Quello mi fu regalato e l'ho usato spesso. Anche la nonna. Sì. Sì. Quella dei colori non la sapevo che c'erano delle distinzioni. Nero, verde, rosso. Sì, bianca, verde è la più nuova. È sì. La più nuova in senso in ordine temporale. Mm. E quella bianca e nera era quella che identificava gli appartenenti ad Al-Fatah. Ah, ecco, sì, Al-Fatah. E sì. Quella bianca e rossa al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. E invece quella bianca e verde ad Hamas. Ah, sì, 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 sì. Chiaro. Io prima delle domande di merda, sì. Se poi tu hai anche domande. No, io non so se anche tu l'hai fatto, ti ho chiesto di pensare magari a qualche aneddoto interessante. Farei uno e uno, uno sì. Magari più chiuso di quanto riguarda Genova e uno un po' più... Aneddoti rispetto a cosa? Aneddotica, ma aneddotica. Cioè, allora, questa puntata, secondo me, è proprio per far rimanere, come tutte in realtà, nel tempo questa chiacchierata. La mamma mi ha detto, ma chi la guarda? E ho detto, ma sì, sti cazzi, la guardo io tra 10 anni, se ancora sì, esisteranno. E quindi un aneddoto che magari ogni tanto mi racconti e che ogni tanto mi dimentico, così pensaci se vuoi. Tu ne hai già scalda un po' come la sciarpa che hai perduto. Ma io un aneddoto che sembra una cosa cinematografica, sembra inventata, di dove abitavo. Io abitavo perfetto. Nella zona cosiddetta dell'Angiporto, abitavo in via Milano di Negro, che praticamente adesso è la zona del terminal traghetti dove hanno fatto la COP, dove hanno fatto sotto la lanterna praticamente, che era l'Angiporto e che all'epoca non era come oggi, era molto più spartano, molto più praticamente da casa nostra c'era uno stradone largo dove passavano macchine e camion e subito sotto c'era il porto e subito sotto c'erano le navi. Invece oggi c'è questo terminal con queste lunghe banchine, quindi è cambiato tutto. Comunque a farla breve, zona dell'Angiporto e sulla destra rispetto a casa mia c'era un'area che noi da ragazzini chiamavamo campetto perché era un'area desolata, tutta libera così, dove venivano depositati i container e poi andavano prelevati dai camion di volta in volta. E per un breve periodo in quest'area qui sono andati a vivere due barboni, due senza casa, e vivevano su un camion. Si chiamavano Vittorio uno e Dante l'altro. Li avevate conosciuti? Sì, perché poi frequentavano i bar, perché poi erano due che erano barboni ma lavoravano, nel senso che campavano... Avevano un camion che all'epoca si chiamava Leoncino, quindi un camioncino piccolo, facevano trasporti e convivevano assieme questi due tizi qua. E Dante, lo chiamavamo Dante perché era un signore che parlava in rima,
Cioè, era una persona eccezionale. Sana di mente, possiamo dirlo. Sanissimo di mente, ma parlava in rima. Lui ti parlava in rima, ti rispondeva in rima. Io non la so sta cosa. E Vittorio, questo Vittorio qua, poverino, era un po' il suo... cioè, erano Don Chisciotte e Sancho Pancia, no? Gli andavano in giro così. Finché un giorno è capitato che in questa strada qua è arrivato un macchinone lussuosissimo con delle persone sopra e cercavano questo Vittorio. Praticamente poi è stato segnalato questo Vittorio, e questo Vittorio era il classico figlio di famiglia ricchissima che aveva scelto una vita alternativa e si era accompagnato con questo Dante. E però la famiglia lo rivoleva. Quindi il maggiordomo è venuto a prenderlo. È venuta una serie di persone, una donna, degli uomini, con questo macchinone. Mi ricordo che noi eravamo ragazzini nel bar, nei bar cominciavano a fare questa indagine. Conoscete questo Vittorio con la fotografia? Ma era irriconoscibile perché chiaramente era conciato. Finché poi è stato individuato. Insomma, a farla breve, sono andati a cercarlo dove dormiva nel camion. Lo hanno convinto, ma lo hanno convinto solo accollandosi Dante. Grande. Perché sennò lui non si sarebbe spostato. Dice: io torno in famiglia, ma voglio che venga con me anche lui, perché mi ha... E quindi praticamente questa una fiaba a lieto fine, sì, una fiaba. Se li sono portati via tutti e due. Poi si è saputo che questo Vittorio qua appunto era figlio di questa famiglia molto molto benestante della Lunigiana, non erano di Genova, e niente, sono andati a vivere insieme, se lo sono portato via, e questa cosa qua mi è rimasta sempre impressa. Talmente tanto che io non la sapevo. Questa è una bellissima storia. Sì, vabbè, se l'hai tenuta così, giustamente di strada, però a lieto fine, e sono spariti tutti e due. Un giorno poi abbiamo saputo che se li sono portati a casa. Ma questa è una bellissima ma storia. Ma pensa a te, ma che roba, è una favola. Sì, sì, la storia dell'Angiporto genovese. Bellissima. Vittorio Dante, ma Vittorio parlava in prima? No, Dante. Dante parlava in prima. No, beh, certo. Sì, che poi non si chiamava Dante, non abbiamo mai saputo come si chiamava. Certo. Vittorio si chiamava Vittorio. Perspicace come. E quello non c'era, no, su quello non c'era dubbio. Perché sai, Dante Alighieri. Dante capito? Invece era Dante un soprannome. Alighieri. Ah, non sì, sicuro. Era un soprannome che gli avevano dato perché lui parlava sì, in sì, rima. Certo. Parlava solo in rima. Sono sì, io sì, che sì, non. Sì. Luciano? Allora, io avendo fatto un sacco di cazzate nella mia vita, ma proprio un sacco, vi faccio questa domanda io. Allora, dagli 0 ai 10 ne ho fatte meno. Ah, ci sono delle sezioni? Sì. Dai 10 ai 20 abbastanza, dai 20 ai 30 un disastro, dai 30 ai 40 leggermente meno, dai 40 ai 50 il bilancio lo faremo tra un po'. Ok. Ecco, quindi... facciamo 20-30. Dai 20-30 nel disastro ci sono anch'io, eh? Non so se 20-30, sì, però diciamo che non si può considerare un disastro, okay. Al di là del fatto che sono andato con i piedi storti e quindi questo non mi sei riuscito, però per il resto dai 20 ai 30 un sacco di cazzate, ma veramente tante. Allora, vorrei saperne una vabbè, da quello vuoi. Cosa vediamo un po', perché sono state veramente una divertente, ma non è una considera cosa. Una cosa, tra 20... Se no ci sono anche le cose tristi. Ma no, tristi no, dai. Tra 30 anni non ti ricordi più le cose che hai vissuto. Già adesso ho dei problemi. Ecco, facciamo così. Quale cosa ti piacerebbe sentire? Devo raccontartene tantissime. Allora no, allora una cazzata, dai, perché sennò poi altre cose sembrano brutte. Cioè tristi, non brutte. E invece questa cosa qua mi ha fatto sentire pirla. Ok. Cioè inadeguato, asino, provinciale. Provinciale. Ragazzo di campagna. Forse ho capito. Ah, davvero? 94. Nel 94. Sì, no, un sacco di cose nel 94 sono successe. Allora, ma non so se stiamo pensando alla stessa cosa. Comunque, in ogni caso, inizio questa mia esperienza di insegnante presso l'Accademia delle Arti di Milano. Che è la Naba. Era all'epoca un'accademia prestigiosa, adesso sì, penso che sia un'accademia americana o comunque il capitale americano. All'epoca no, c'erano degli insegnanti meravigliosi. Okay. E io avevo 22 anni, quindi venivo appunto dalla provincia. La mia aula e il laboratorio erano... No, ho capito, non era quello a cui pensavo. No, No. Nel 94 è un disastro. Erano praticamente in una specie di seminterrato. Per arrivare lì io arrivo
il primo giorno di lezione arrivo da, in questa sede, e chiedo al bidello Calogero, che poi è diventato amico e anche complice. Tra l'altro parlava in rima Calogero. No, non parlava in rima, era anche difficile da capire, ma avendo io comunque siciliano, ma io sono di origine siciliana, quindi lo capivo. Certo. E quindi chiedo a Calogero dov'è la mia aula, e lui mi dà delle indicazioni, e io non ho chiesto, non ho detto non ho capito bene, sono andato avanti. E quindi sapevo che dovevo passare una certa porta, una porta a vetri, uh-huh. Parliamo di un edificio storico milanese, quindi queste porte a vetri tipo casa della nonna, io ce l'avevo così, casa di mia nonna. Ecco. Quindi busso, entro, apro la porta, c'era un'aula gigantesca, in mezzo a quest'aula c'era una ragazza bellissima, completamente nuda. L'ho guardata, ho chiuso la porta. Ho chiuso la porta e ho detto, bravo stronzo, tanto adesso di qua ci devi passare. E tutti quegli studenti che stavano facendo semplicemente una copia del vero, non era un film porno, ma io venivo dalla provincia, capito? Un ritratto. Un ritratto di questa. Sì, sì. E quindi ho detto, adesso io busserò, entrerò e tutti loro rideranno. Peccato che io poi dovrò attraversare tutta quest'aula, mentre loro rideranno. Loro non sanno che io sono il nuovo prof, e in effetti non avevo le physique del prof. E poi dovrò andare giù nel mio laboratorio, dove ho i miei studenti che mi stanno aspettando per la prima lezione. Io non so che cazzo devo dire, e sono vittima di una frustrazione pesantissima che ho appena subito. E così andò. Quindi io ho bussato un'altra volta, sono entrato, è stato uno scroscio di risate. Io a testa bassa e rossissimo, e mi ricordo che ero sudato come una spugna. Vado giù nella mia aula, la raggiungo, testa bassa proprio, e lì niente, la mia... questa designer, che era la mia titolare di cattedra, e mi dice, dai, adesso Luciano racconta a loro, agli studenti, che cosa dobbiamo fare. Io non sapevo che cazzo dire. Cioè, e poi alla fine l'ho fatto, è successo, ecco, però quello mi ha fatto sentire proprio in imbarazzo. Ragazzo di campagna, sì, provinciale, e tutto questo. Sì, ma sì. Nel 94 ne sono successe talmente tante che... No, ma ci piace, cioè tu hai fatto proprio... No! Opa! No, io ho guardato e penso anche... Fatto... Penso anche con una certa attenzione, no, no, e compiacimento. E lì, sì, mi sono reso conto che ero un coglione. Ho chiuso la porta e ho detto, va, sei proprio un coglione, stai iniziando bene. La donna nuda. Sì, adesso devo ripassare. Devo ripassare, c'è la donna nuda. Senta, tu pupacco, ci devo ripassare. Ci devo ripassare. Però, vabbè, insomma. Bene, è molto una. Bello. Allora io farei le domande di merda adesso. Sì, vai, domande di merda. Domande di merda. Facciamo una e rispondono... Ah sì, facciamo rispondere tutte e due. Sì, dai. Dai, ci sta. Chi le pesca? No, vai tu, la pesca. Io te lo reggo. Sì. Vediamo un po' cosa hanno scritto. Ah, se non la capisci, la legge Dario. Sì. Te l'ho scritta a mano come ai vecchi tempi. Allora, se dovessi diventare un supereroe con un potere... Scusa, basato su un oggetto, mi pare. Scusi, Se dovessi diventare un supereroe con un potere basato su un oggetto comune, che oggetto sceglieresti e quale sarebbe il tuo supernome? Quindi sei un supereroe con un potere basato su un oggetto comune, tipo i coltelli, e sei il mago dei coltelli, che ne so, esempio. Difficile. Supereroe su un oggetto. Sì, basato su un oggetto comune. Tipo hai le mani a... Tipo hai due mani di forbice, no? Esatto. Ah. Non saprei. Tu ce l'hai già, Luciano? No, ci sto pensando. Ci sto pensando. Allora, sì, può anche essere. Allora, credo che l'oggetto possa essere una vernice trasparente. Uno spray, una vernice spray trasparente. Ok. Con il quale, o con la quale, una vernice trasparente, con la quale cancellare dalla possibilità di essere viste le persone che si vestono come i giovani. No, le persone le persone allora, dicendole con un atteggiamento da bambino, cattive. Ok. Ok. Un supereroe ce l'ha con i cattivi. Cancella le persone. Sì, esatto. Perché secondo me il cattivo, una volta che lo spegne dal punto di vista estetico, non ha più ragione di essere. Quindi non serve ucciderlo. Molto filosofico. È vero? Sì. È una minchiata che è emersa così. Boom. Quindi, è il tuo supernome a sto punto? Il mio supernome è Super Cancel. Super Cancel. Bene. È come la Saltafoss. Esatto.
te non... No, beh, io sì, mi viene in mente, non so, il classico, l'anello con i raggi, però io sono più cattivo di lui. Le persone le farei proprio sparire fisicamente. L'anello, quindi basato con... Cioè un anello che... Sì, che faccio così, per esempio Luca... Per esempio, un esempio a caso, ovviamente. No, no, cioè, no, perché è lì in penombra e mi sta sul cazzo. E mi da cattivo. E quindi sei tipo Thanos, una roba così. Sì, sì, ma... Gaetano, Gaetanos. Un pochino più da Gaetano. Anzi, anzi, Napoletanos. Napoletano. Mi piace. Bello, no, Gaetanos è più bello. Gaetanos è molto bello. Più bello. Ne facciamo sì, un'altra. Dai, un'altra, sì, sì, sono sì, in due. Dai, fai sempre tu, tu raccogli, io reggo. Io raccolgo. E chi legge poi sarà lui alla fine. Vai, vai, ci sono. Tieni. Saltiamo un passaggio così. Questa è carina. Puoi cenare con tre personaggi storici a tua scelta, in vita o no. Chi sceglie perché? Questa è bella. Questa è carina, secondo me. Molto carina. Tre personaggi storici. Tutti insieme, eh? Voi quattro, tu e tre personaggi storici. Ah, i tre sono insieme? Sì, 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 tutti insieme. Ah, non distintamente, una volta con uno, una volta con l'altro. No, mi piace pensare che ci sia un sbatto insieme. Anche se magari non sono vissuti nella stessa epoca, sì, sì, sì. Ma storici X, cioè non per forza giolitti, cioè nel senso anche sportivi. Sì, sì, anche sì, vivi, sì, cioè. Ma allora, uno, Louis Armstrong. Okay. Stare a tavola con Louis Armstrong deve essere una cosa... Balla tutto, già non si capisce, però perché era di Cogoleto. No, no, Louis cosa hai preso? È un personaggio che mi piacerebbe vedere, nel senso. E poi un altro personaggio storico con cui fare un pranzo. E Bud Spencer, bellissimo, yeah, vicino a Louis Armstrong. La tavola almeno rimane bella imbandita. E poi a volerci mettere qualcuno di cultura, tanto da dare spessore, non fare proprio un Dante Alighieri. Bello. Dante Alighieri, Bud Spencer e Louis Armstrong, bellissimo. Secondo me verrebbe fuori una bellissimo. Con un pranzo... uno che ti decanta il cibo, l'altro che lo apprezza. E l'altro che lui fa solo quello. Non dice niente. No, che come è una figura che mi è sempre piaciuta. Louis Armstrong, che da bambino, lui cantava, aveva cantato in italiano. E aveva cantato una canzone che io cantavo a mia nonna, con la quale vivevo. Scusa, ma aspetta, mi sto perdendo. Ma Louis Armstrong, cantante? Ha cantato, sì, sì, ha cantato una canzone. Louis Armstrong, tanto ha cantato. Ah, infatti, ok, ok, scusa. Io pensavo l'astronauta. No, Louis Armstrong, Louis Armstrong. Tra l'altro l'astronauta Neil Armstrong. Neil Armstrong, legge al contrario, è Alien. Alien. Oggi stamattina... Oggi e dicevo, Louis Armstrong ha fatto questa canzone all'epoca in italiano che si chiamava Grassa e Bella. Mi dicevo, sei grassa, grassa. E tu la cantavi a tua nonna? Io la cantavo a mia era nonna. Era contenta. Mia nonna rideva da madre, era una cosa... E ho questo ricordo carino di Louis Armstrong, poi ricordo mitico di quando, però io è un ricordo televisivo ma non diretto perché ero troppo piccolo, e di lui che ha partecipato a un festival di Sanremo come ospite. Sì, è vero. E Mike Buongiorno alla fine l'ha dovuto cacciare dal palco perché non la finiva sì, di è vero, cantare. Sì, non se ne andava più, è vero. Sì, non se ne andava più e è un personaggio fantastico. Mi piace pensare che possa cantare questa canzone a Bud Spencer durante la cena. Può hai essere, capito? Sì, sì, sì. Sì, sì. Tu? No, allora io non posso rispondere soltanto per tre. Cioè, se si deve fare, se proprio si deve fare, io chiederei a... 12. Sì, più Gesù. Anche, bravo, sì. Vabbè, sei cafone, quindi vai oltre. Allora, fallo. Gesù, primo. Secondo, Spartaco. Ok. Poi... Minchia. Sì. Sì. Perché secondo me ci sta. Spartaco, Robespierre, Lenin, Che Guevara, Marx. E chiederei a loro, per favore, questa volta... Cerchiamo di fare le cose bene, di non fare cazzate. Okay. Ma avete prenotato che siete in 8 per non ci cena? Prende nessuno. Che nome? Ma Robespierre. Non abbiamo prenotato perché questo è nostro. Guarda, abbiamo prenotato per 8 nome Robespierre. Ma è bello. Non ci prende nessuno. Quindi questi qua. Robespierre. Questi qua. E di cosa parlate?
E il tema è questo. Di questa calcio. Volta pensiamoci bene, c'è anche Gesù. Però sarebbe bello anche parlare di altri, tutt'altro. Ma è altro. Perché dentro quello c'è tutto il resto. Quindi quello è altro. Va bene. Che cazzo vuoi dire? Una rivoluzione seria. Scusa, non volevo far parti le ali. Buona. Allora, io faccio l'ultima domanda, che è la domanda di rito che chiude il podcast. Luca, tu hai una domanda? No, direi che siamo a posto. Okay. Allora vai pure. Se lo tigoglioni, Luca. Che consiglio daresti a tuo figlio? Allora, un consiglio che io do sempre, che ti do sempre, di... Dallo a Dario. Ma anche a lui, sì, certo, ma anche a lui, in quello che fate, in quello che state facendo, di perseverare, di non mollare, di guardare gli ostacoli per quello che sono, cioè niente, perché gli ostacoli poi sono più nella vostra testa che nel concreto. Quindi niente, portare avanti quello che state facendo, le vostre passioni, e non cercare il piano B. Okay. Non inventatevi un piano B, perché se vi inventate un piano B, non diamo il vostro valore progetto, al piano A. Se hai il piano A. Ma voi ce l'avete il piano A. Vabbè, ok. Voi ce l'avete. Sì, sì, no, no, non bisogna retrocedere. Ci siamo abituati proprio a... No, guarda, gli ostacoli vanno aggirati, abbattuti o saltati, però non devono diventare... Non devono muri. Fermare. Sì, 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 assolutamente. Assolutamente. Bello. Luciano? Luca, rivoluzionario. Io sono d'accordo, nel senso che io non so dare un consiglio in realtà, quello che io posso pensare è che voi, come tutti quanti, si debba conservare la capacità di non di guardare o di vedere, ma di osservare, perché osservare permette di maturare uno spirito critico. Lo spirito critico ti fa proprio pensare, secondo, ti fa ragionare sul fatto che un problema esiste se tu lo chiami problema. Allora, se tu lo chiami problema, quello è un problema, altrimenti è una cosa, è un ostacolo anche, no? Certo. Ma anche quello si chiama ostacolo se tu lo vivi come un ostacolo. È chiaro che poi dirlo è un conto, no? E sembra quasi che tu lo dica, perché queste cose qui mica l'hai vissuto, ormai sei a posto col cazzo. No, 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 no. Io esattamente quello che posso dire a voi è quello che devo tenere per me. Certo. Perché ci sono dentro esattamente come voi, soltanto con un po' più di anni. Sì. Che non vuol dire che uno sa di più, semplicemente è passato più tempo. Certo. Più tempo del calendario, più tempo. E quindi io come faccio a darvi un consiglio? Dico soltanto, io provo a fare così. Provo a darmi un obiettivo, provo a divertirmi facendo quello che faccio, non sempre riesce, ma cerco di fare quello e cerco di fare e sbagliare. Questo secondo me, piuttosto che, io penso che il miglior modo di sbagliare sia non fare, ecco questo è, quindi fare anche rischiando di sbagliare e sbagliando, perché tanto da quello bene o male o muori o impari, cioè quello che non ti ammazza ti ingrassa, quindi andiamoci dentro e io sono d'accordo con Luca, cioè non ci si deve arrendere, perché comunque c'è, altrimenti il muro, uh-huh, il famoso ostacolo che c'è e ti cade addosso, allora, piuttosto che farti cadere addosso il muro... Diamogli dentro delle testate, intanto certo, troviamoci. Buttiamolo giù. Però sì, non è un consiglio, no? È una roba che io dico anche chiaro, a me tutti i giorni, insomma. Sì, ecco. Sì, sì. Sì, alla fine persone che si arrendono, pensiero critico, siamo tornati lì. Certo. Quindi probabilmente noi stiamo imparando questo, solo ad arrenderci, invece un cazzato. No, va tagliato. Io sono talmente d'accordo che secondo me, infatti, quando qualcuno dei nostri coetanei dice però i ragazzi di oggi, ma vuol dire, no, se noi pensiamo che il mondo è come una fabbrica, il mondo cosa produce? Cosa produce? Figli.
E allora, i figli non è che si producono da soli. I figli li produciamo noi, giusto? Noi adulti, voi li produrrete domani. Ma se voi uscite dal punto di vista di qualcuno, così come uscite, la responsabilità è mica vostra. Se noi abbiamo sbagliato a mettere in moto le macchine, la responsabilità è nostra. E questo a partire dal mondo della scuola, che secondo me è una roba orribile. Io non posso dirlo troppo, perché comunque altrimenti poi Pietro smette di studiare, che già siamo lì. Però, perché Dario tanto... il problema fortunatamente non c'è più. Però io penso che sia davvero quello. Cioè, noi non possiamo dare la responsabilità a voi, perché voi siete così. Posso che a me piacete molto di più degli adulti. Ma siamo noi che abbiamo messo in moto le macchine, che abbiamo messo la materia prima e che non siamo stati in grado e che non siamo in grado di plasmarla. Quindi non possiamo attribuire la responsabilità. La responsabilità è sempre dei padri, e lo dico da padre, ma non lo dico da figlio. Se lo vorrà dire questo, se lo va a sostenere, lo sosterrà mio padre. Non è solo colpa degli adulti, cioè nel senso non è che sia... Guarda, anche qui, anche vedi, colpa e responsabilità hanno due significati diversi, no? Certo. Ecco, quindi io parlerei di responsabilità, perché la colpa ha un altro significato. La colpa salva chi è responsabile. L'omicidio colposo non è l'omicidio volontario. L'omicidio volontario è l'omicidio io ti voglio ammazzare. Il colposo io ho assunto una colpa. La nostra non è una colpa, è più grave, è una questione di responsabilità. Certo, okay. Sì. Ottimo. Bene. Benissimo, allora ringraziamo Max e Luciano di... Speriamo vi siate trovati bene. Siete trovati bene in questo contesto. Grazie a voi dell'invito e speriamo grazie di vederla. Grazie a voi dell'invito, che... l'agenda era piena. Sì, è vero, certo, benissimo. Certo, certo. E quindi niente, grazie Luciano e... Grazie a voi, abbiamo finito. Ci vediamo alla prossima puntata di Cafunè. Grazie. Ciao.